Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Flavio Soriga, l'amore a Londra e in altri luoghi è tanto diverso? Cosa c'è di simile? Cosa cambia? L'amore forse è sempre lo stesso, dovunque tu sia, a Londra come in una sperduta isola dell'isola, a 20 anni con l'euforia anche ormonale del richiamo del corpo, così come a 40 quando invece hai anche magari una moglie e dei figli e questo amore fa il paio con l'affetto, col bisogno di condividere. Non lo so, credo che le regole sull'amore non le ho trovate, anche se ho provato a scrivere un libro su questo, non è un libretto delle istruzioni. Nelle varie storie i personaggi si incontrano, poi si riperdono, le trovi più avanti andando con la lettura. Come hai creato questa struttura tra i racconti vari? Sono 8 racconti, però, anzi 7 racconti e una fiaba, perché l'ultima è una vera fiaba con un gatto che disegna storie su un muro, però sono 7 racconti molto legati fra loro, i personaggi ritornano, si incrociano le esistenze, ma forse questo mi capita anche quando scrivo i romanzi, che alla fine mi rendo conto che sono dei racconti molto interconnessi. In Italia si dice che i racconti non vendono, ma mi sembra anche che sia un modo di dire a cui crediamo per abitudine. Invece, ecco, quello che non volevo fare, che credo non si debba fare, è fare un'antologia postuma in vita, cioè mettere assieme tutto quello che non aveva trovato posto negli altri libri pubblicati. No, ho preso dei racconti e ho lavorato duramente e in maniera intensa per dei mesi per cercare di trovare una voce unica, un'atmosfera che li legasse. Anche il mio primo libro, Diavoli di nulla io, era una raccolta di racconti in cui si raccontava alla fine un paese che è il mio poi alla fine, tanto che quando mi chiedono quanto ci hai messo a scrivere dicevo 25 anni, perché in realtà erano tutte le mie esperienze. Ecco, questo è un po' il libro degli appunti, dei deliri, delle sofferenze degli ultimi anni, sofferenze mie, dei miei pellegrinaggi assurdi tra Londra e Cagliari, però appunto ho cercato di dargli una forma, una struttura, unendo queste vite in delle voci narranti vicine tra loro. Lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita. Venendo poi alla scrittura, possiamo parlare di un Soriga style, un marchio di fabbrica? Per chi sfoglia il libro si rende subito conto che è un tuo libro. Non lo so, questo sarebbe un bellissimo complimento se è vero, perché essere sì, riconoscibili, il fatto che qualcuno dica si riconosce che è il tuo, mi sembra un bel complimento, anche se è un libro diverso da Sardinia Blues, ci sono i punti e virgola, in Sardinia Blues non c'erano neanche i punti, mi ero anche molto stancato di rispondere a perché non hai messo i punti, anche perché non avevo una risposta logica, allora questa volta ho messo tutti i punti, le virgole, addirittura i punti e virgola, che pure sono molto desueti, ma mi è piaciuto metterli. È un libro più pacato, anche nel linguaggio, più riflessivo forse, così mi sembra, così mi è sembrato mentre lo scrivevo. Di cosa ha bisogno Flavio Soriga quando scrive? Molto caffè, un po' di mancanza di impegni, la sensazione che devi rinnovare tutti i giorni, che quello che stai facendo ha un senso, che credo che sia la cosa più difficile per tutti gli scrittori, compreso García Márquez, da Flavio Soriga a García Márquez, cioè tutta l'ampia scala. Credo che tutti alla fine ci svegliamo pensando ma chissà se ha senso questa cosa che io oggi, come gli altri giorni, anziché andare a salvare vite umane, a operare il cuore, a fare i conti, a costruire ponti, sto a casa a rincorrere personaggi che non esistono. Credo che sì, il bisogno fondamentale, infatti le case editrici si trasformano spesso, forse sempre anche in, come dire, uffici, no, in reparti di sostegno psicologico a questi brindellati personaggi che sono gli scrittori.